Innanzitutto è normale che purtroppo presumibilmente questa, diciamo, tra virgolette, infezione può essere venuta dall'esterno, perché come sappiamo durante le settimane scorse ci sono stati i raduni della nazionale e quindi probabilmente attraverso ciò abbiamo avuto questa infezione, perché per fortuna finora eravamo stati non toccati direttamente o comunque solo marginalmente da questo problema. Il mister ha fatto più di un tampone e il risultato è sempre negativo. Ha avuto questa lipotimia, un po' forse dovuta al fatto della, come diceva anche il direttore Bocchetti, al cambio di temperatura improvviso, un po' al fatto che durante la settimana, aveva febbre, mal di schiena e quindi tutto insieme. Per fortuna lui è risultato sempre negativo. Ritornando al discorso di prima che facevate con Fazzi, secondo me, sicuramente è molto probabile che si configuri l'idea che ci sia alla fine un cluster a Pescara, perché ormai vediamo mercoledì, però oggettivamente siamo abbastanza, io sono abbastanza pessimista, considerando che la squadra è stata in ritiro per una settimana. Io penso che la ASE, se qualora si dovesse manifestare un'ulteriore positività o più positività nei tamponi di mercoledì, io ritengo che realisticamente c'è una buona possibilità che la ASL possa intervenire, e sicuramente la ASL non penso che dia l'interdizione per 2 giorni, perché in realtà l'interdizione per 2 giorni cambia poco. In realtà, se il problema c'è, è un problema, l'abbiamo visto con l'Empoli, l'Empoli ha saltato più di una partita. Sì, la squadra in bolla teoricamente, no teoricamente, devono eseguire tamponi ogni 48 ore, allenamento individuale, poi i negativi possono eseguire anche allenamenti di squadra. Sicuramente diventa molto complesso organizzare gli allenamenti, e soprattutto in questo periodo del campionato, in questa stretta finale, dove magari ci sono anche atleti infortunati, quindi diciamo che dal punto di vista logistico la gestione diventa molto più complessa, secondo me. L'aspetto medico per questi ragazzi è relativo, anche perché tutti i positivi che stiamo contando in squadra sono tutti o asintomatici o paucisintomatici, quindi o con qualche linea di febbre, con un po' di tosse, quindi da quel punto di vista siamo assolutamente tranquilli. Dal punto di vista sportivo, sicuramente questa mazzata è arrivata nel momento meno corretto per quel che ci riguarda.